12 luglio 1967, la donna di San Domenico va diventata questo vice in costruzione e sono garantiti tutti i diritti di materia di lavoro e rispettanti. Nel corso orario riferirò principalmente a quello di Fossano, ma anche ad altre contestazioni che sono riportate nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello. Ritengo di dover chiedere l'acquisizione di una serie di documenti riguardanti principalmente l'attività successiva dell'imputato Cospito e dell'associazione Fai Free nel corso degli anni fino all'ultimo episodio che è avvenuto nello scorso febbraio. F, G ed M per il reato di quell'articolo 200. Devo dire anche molto interessante e intelligente, abbandona la strada, diciamo così, di quello che non gli appare un atteggiamento operativo virtuoso e producente con riferimento al risultato della lotta anarchica e teorizza, abbraccia e pratica quello della lotta, diciamo così, armata, non rinnegando neppure la possibilità di essere definito, non rifiutando neppure la possibilità di essere definito terrorista, ed anzi dicendo che se terrorismo è questo, il terrorismo deve essere praticato, seguito e compiuto. Richiesta della Procura Generale, oggi scoprite che invece questo materiale, che è composto da decine e decine e decine e decine di faldoni e produzioni documentali, in realtà vi impedisce di formulare un giudizio in ordine alla pena da attribuire per un capo di imputazione, che è quello relativo a Fossano, per cui quanto avvenuto in Italia a firma di anarchici, quanto contenuto in documenti che sono anche anonimi, articolo 234 e seguenti, non possono essere prodotti. Ma probabilmente anche su questo punto, visionandola velocemente, la Procura Generale, ahimè, non si è avveduta di quest'altro sbarramento normativo. Non riesco a comprendere come mai questa documentazione non dovesse eventualmente entrare prima, non dovesse essere richiesto prima che questa documentazione entrasse nel patrimonio cognitivo della Corte di Assise d'Appello. Poteva già entrare forse nel primo patrimonio cognitivo della Corte di Assise di Appello, sicuramente poteva entrare nel patrimonio cognitivo della Corte di Assise di Appello che ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale. Evidentemente la Procura Generale sentiva la necessità di avere, in violazione del codice, delle cartucce ulteriori da spendere casomai in una fase successiva, se qualcosa fosse andato male. Giustificare una modificazione di questo ragionamento, di questo.